Ciao a tutti! Come va? Spero bene! Se siete reduci del video di mercoledì, capirete che la visibilità per le grandi aziende è qualcosa di molto importante e i film permettono questa cosa ancora più dei video musicali, che magari sono limitati solo ad un certo tipo di pubblico, mentre questi vengono trasmessi in tutto il mondo e per questo le multinazionali fanno a gara per ottenere gli spazi all'interno delle pellicole più importanti. Quindi oggi vedremo 10 film molto famosi all'interno dei quali sono state inserite delle vere e proprie pubblicità. Ma prima ricordate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e se vi va lasciare mi piace al video e seguirmi sui social, trovate i link in descrizione. Ritorno al futuro, Nike e Pepsi. Partiamo con uno dei film cult degli anni 80 ed in questa trilogia i product placement sono numerosi, dato che per l'epoca era un film molto all'avanguardia, soprattutto a livello di effetti speciali. Quindi, mentre nel primo film la pubblicità più evidente era quella fatta alla DeLorean, nel secondo ci sono due enormi brand che appaiono in modo davvero evidente e sono la Pepsi e la Nike, che tutti ricordiamo sicuramente per le sue scarpe che si allacciano da sole. Ed entrambi i marchi, con queste apparizioni, si sono guadagnati un posto nella storia della cultura pop. Io sono Robot, Converse e Audi. Nel film fantascientifico con Will Smith c'è una scena che non ha senso di esistere, in cui l'attore mostra tutto fiero il suo nuovo paio di Converse provenienti dagli anni 90. Sì, perché il film è ambientato nel 2035, ma ok, ammettiamo la sua passione per la roba vintage. In più però, nel film appare in bella vista una concept car futuristica della Audi. In questo caso però stiamo esagerando. Come fa a permettersi un paio di scarpe rare ed un Audi ultimo modello con uno stipendio da poliziotto? Transformers, General Motors. I film dei Transformers costano davvero tantissimo a livello di effetti speciali. Non deve meravigliare quindi che siano una vera e propria vetrina per decine e decine di marchi che, più o meno palesemente, vengono pubblicizzati all'interno dei vari film. E soprattutto nel quarto film, e cioè L'Era dell'Estinzione, si assiste ad un bombardamento di marchi quasi scandaloso. Da Armani Jeans alla Budweiser, che appare addirittura un paio di volte, fino alla Goodyear. C'è poi addirittura un marchio di latte cinese, fino a Victoria's Secret, e poi un'altra bibita cinese, che appare anche questa 3 volte. Comunque ce ne sono davvero tantissimi altri e ci vorrebbe un video dedicato. Concentriamoci quindi su quello più evidente, e cioè sulle auto, che fin dal primo sono per la maggior parte appartenenti alla General Motors, come la bellissima Chevrolet Camaro in cui si trasforma Bumblebee. Il piccolo grande mago dei videogames, Nintendo. Questo è un film cult per chi videogiocava già negli anni 80 e se ve lo stavate chiedendo, sì, negli anni 80 la Nintendo aveva praticamente il monopolio sulle console da casa, quindi, ehi, perché non fare un film sui videogiochi Nintendo più in voga del momento e di relativi accessori? Qualcosa che apparisse come un'enorme pubblicità della durata di addirittura 96 minuti. Quindi cosa c'è di meglio di mostrare su 3 enormi schermi dei bambini che si sfidano in una gara chi finisce per primo il nuovo Super Mario Bros. 3 che all'epoca era appena uscito? E se non sbaglio, il film doveva avere anche una sorta di trama di sottofondo, ma quello che di sicuro tutti ricordano come protagonista del film è la Nintendo. Matrix, Nokia. Ha di certo senso che uno degli ultimi mattoni elettronici apparisse in uno dei classici della fantascienza degli anni 90 ed il Nokia 8120 appare numerose volte tra le varie scene del film, utilizzato soprattutto come strumento d'eccellenza per mettersi in contatto con il mondo reale al di fuori del software Matrix. E poi, volete mettere l'eleganza di questo telefono di antiquariato che ti faceva sembrare un affermato uomo d'affari impegnato in una telefonata molto importante? Castaway, Wilson, prodotti sportivi. Si tratta della storia di un dirigente della FedEx, altro sponsor del film, che sopravvive ad un disastro aereo ritrovandosi da solo su un'isola deserta. E che ci crediate o no, la sponsorizzazione meglio celata è quella fatta al marchio di prodotti sportivi Wilson. Quello che, quando Tom Hanks con la mano insanguinata disegna sulla palla da pallavolo il volto del suo amico immaginario, che chiama appunto Wilson,
pubblicizzando in questo modo il marchio per gran parte del film, senza però risultare troppo evidente e noioso. Evolution, lo shampoo Head & Shoulders. È un film del 2001, parla di uno strano meteorite che arrivato sulla Terra porta con sé delle forme di vita che cominciano ad evolversi ad una velocità incontrollata. Dopo la curiosità iniziale, la cosa sfugge un po' di mano agli scienziati che hanno circondato la zona e si decide dunque di eliminare le creature, utilizzando del fuoco. Cosa che però innesca un'ulteriore evoluzione di questi esseri, che hanno una struttura a base di azoto, a differenza della nostra a base di carbonio. Si scopre quindi che uno dei veleni in grado di uccidere queste forme di vita è il selenio, elemento contenuto in grande quantità negli shampoo Head & Shoulders contro la forfora. A questo punto, i protagonisti del film riempiono un'enorme autopompa dei pompieri con tutto questo shampoo e si preparano a fare un enorme clistere al mostro. Beh, se non altro abbiamo imparato perché Federica Pellegrini è così contenta. Demolition Man, Taco Bell, Pizza Hut. L'idea geniale per inserire questa catena di fast food all'interno del film in una scena che comunque ha del superfluo, in quanto sarebbero potuti andare in qualsiasi ristorante senza nominarlo, consiste nell'immaginare una guerra tra fast food che sarebbe avvenuta nel futuro e tra tutti Taco Bell sarebbe uscito vincitore, avendo così il monopolio di tutti i ristoranti del pianeta. Piccolo extra! Nella versione europea del film, Taco Bell viene sostituito da Pizza Hut, poiché questa catena non era ancora presente all'epoca del lancio del film in Europa e quindi sarebbe stata una pubblicità sprecata. Big Daddy, un papà speciale. McDonald's. Si tratta in assoluto del più grande successo di Adam Sandler, che incassò solo negli Stati Uniti oltre 160 milioni di dollari. Ed il contributo di McDonald's al film deve essere stato di sicuro abbastanza consistente, in quanto i prodotti ed i servizi vengono ben pubblicizzati in scene della durata di oltre un minuto, in cui il marchio appare in maniera evidente, parlando sia riguardo la colazione che viene servita solo fino alle 10:30, e quando il bambino inizia a piangere, Adam ripete per ben 5 volte Happy Meal. Happy Meal, get you one of those Happy Meals? You got a Happy Meal? Can we get a Happy Meal? Ma anche altri panini vengono pubblicizzati, come ad esempio l'Egg McMuffin, e vengono inseriti in diverse conversazioni. E quindi ragazzi, prima di salutarci vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutte le magliette che indosso all'interno dei miei video e che acquisto sul sito di Tostadora, sul quale se acquisterete almeno due prodotti presenti sul sito, inserendo il codice ZAPPER20, otterrete uno sconto addirittura del 20% sul totale, ma questo scade il 15 novembre, quindi se dovete acquistare qualcosa affrettatevi. Ed ora, riguardo al video, come abbiamo già detto a proposito del video che è uscito mercoledì scorso nel quale si parlava di pubblicità all'interno di video musicali, anche in questo caso non mi sento di condannare troppo le pubblicità che sono presenti all'interno di alcuni film, anche se alcune, come abbiamo visto, sono un po' troppo invadenti. Voi comunque ricordate di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate a riguardo e soprattutto segnalatemi se conoscete qualche altro film che presenta delle pubblicità davvero esplicite e che non ho nominato all'interno di questo video. Penso quindi che anche per oggi noi ci siamo detti tutto. Ricordate che se questo video è stato di vostro gradimento lasciate un mi piace, mettetelo su Facebook, fatelo vedere ai vostri amici, se vi aggiungete le preferite, noi ci vediamo domani con un nuovo video.